Salve a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo episodio di FIFA 19 con la One Year Challenge, questa volta dedicata alla Juventus. Ragazzi, ho cambiato, diciamo, ho riflettuto molto su quello che potrei fare di questa serie e ho deciso di dividerla in due episodi, quindi ogni squadra avrà due episodi. Il primo episodio in cui venderò dei calciatori e ne acquisterò un paio e simulerò fino a gennaio. A quel punto sarete voi a scrivermi tutti nei commenti o comunque anche attraverso dei sondaggi, se, nel caso in cui dovessi vedere che ci siano più giocatori, a consigliarmi qualcosa su come agire nella seconda metà del mercato. Ovviamente, ragazzi, bisognerà fare i nostri pronostici. Io pronosticherò la vittoria del campionato, ragazzi, della Juve, sicuramente, cioè, abbiamo una squadra fortissima. E in Coppa Italia potremmo anche vincerla. E Champions League, ragazzi, io pronostico una semifinale. Quindi fate i vostri pronostici. Chi azzeccherà almeno uno di questi, quindi fra Coppa Italia, campionato e Champions League, uno appunto di una posizione fra queste tre competizioni, verrà poi salutato nel prossimo episodio. Quindi, ragazzi, velocissimi, fate i vostri pronostici e sicuramente, ragazzi, sarà una sfida molto più avvincente. Poi, ovviamente, avrete anche il compito di scrivermi, sempre qui nei commenti, oltre al vostro pronostico, qualche giocatore da acquistare a gennaio, nel caso in cui mi sfugge in questa prima fase della challenge. Perfetto, ragazzi, prima di partire, però ci tengo a salutare i vincitori della scorsa challenge, cioè Matax07, Ludovici Pro e Gerry Scotti. Finalmente siamo arrivati appunto al terzo episodio. Con questo abbiamo concluso fondamentalmente il saluto. Avete vinto, bravissimi ragazzi, che avevano azzeccato infatti la posizione del Brescia, che è arrivata quindicesima. Se ve lo siete persi, ragazzi, andate a guardare appunto la precedente serie. Fatta questa doverosissima premessa e molto lunga, andiamo alla rosa. Ho aggiunto tutti gli acquisti che la Juve ha fatto, quindi Demiral, De Ligt, Rabiot e mi sfugge qualcuno, adesso andiamo a vedere. E quindi Szczęsny deve rimanere perché ha 86, 28 anni, credo che sia, possa rimanere come portiere titolare, e Buffon, quindi abbiamo due portieri fortissimi. Perin, ragazzi, lo potremmo dare in, diciamo, come contropartita a qualcheduno. Pinzoglio lo possiamo mettere nella lista trasferimenti. De Sciglio già l'ho messo nella lista trasferimenti. Cancelo non può essere messo perché è arrivato adesso. Però ovviamente possiamo metterlo nella trattativa di scambio. Chiellini, De Ligt e Bonucci resteranno. Cáceres è in prestito. Rugani, secondo me, può rimanere perché ho cercato di fare la difesa a 3, ragazzi, per sfruttare al meglio tutti i giocatori in avanti, perché comunque la difesa a 3 fatta da Chiellini, Bonucci e De Ligt, secondo me, può reggere. Demiral. Poi abbiamo Alexandru, che l'ho messo appunto nella lista trasferimenti, è arrivata proprio un'offerta. Lo stesso vale per Matuidi, anche Bernardeschi, ragazzi, perché ovviamente facendo una One Year Challenge dobbiamo andare a guardare l'overall attuale, ovviamente, non diciamo nel futuro, perché ovviamente dobbiamo vincere la challenge al primo anno. Quadrado a 30 anni, potremmo sostituirlo, quindi magari lo mettiamo nella lista trasferimenti. Khedira l'ho messo nella lista trasferimenti, stesso vale per Bentancur. Ramsey è arrivato adesso, Emre Can non lo possiamo vendere, Rabiot è arrivato adesso. Pjanic, ragazzi, Pjanic sono combattuto, vediamo un po' poi come si svolge. Secondo me Douglas Costa invece deve rimanere perché ci punterò tantissimo. Spinazzola l'ho messo nella lista trasferimenti, stiamo modificando tutto. Dybala deve rimanere, Orsolino l'ho richiamato e l'ho messo in vendita. Kean lo stesso, Ronaldo rimane, Mandzukic in vendita, e lo stesso vale per Higuain. Ragazzi, voglio puntare a due attaccanti che abbiano almeno l'overall vicino a quello di Cristiano Ronaldo, quindi un 90-89 così. E Marco Piazza, la stessa cosa, l'ho chiamato e l'ho messo in lista trasferimenti. Bene, ragazzi, prima di passare agli acquisti, andiamo un attimo nell'ufficio e godiamoci la trattativa con Alexandru, che ha un cartellino che può arrivare fino a 56 milioni e il Tottenham ne offre 45. Vediamo se possiamo spingerci fino a 60, sperando che non ci mandino a cagà. Anzi, proviamo 58, che è poi un milioncino in più rispetto a quello che è il suo cartellino. 58 milioni e 6. Dai, vediamo un po'. Perfetto, ragazzi, avremmo potuto chiedere anche 60 milioni. Alessandro potrebbe essere il primo ad andarsene. Bene, abbiamo 111 milioni. E io, allora, dato che cosa è successo alla mia formazione FIFA,
Allora, cosa è successo? Dybala perché è qui? Vabbè, no, aspettate. Ok. La formazione titolare potrebbe essere questa. Io vorrei ovviamente sostituire Matuidi, Quadrado e Mandzukic con qualcuno di più potente, magari anche Bonucci, ragazzi. Vediamo se possiamo sostituirli con qualcuno di molto più potente. Quindi partiamo dall'esterno destro e io a destra, ragazzi, ci metterei Salah, ovviamente, che è già messo qui. Possiamo acquistarlo? Sì. Come attaccante io butterei tutto su Icardi, che ovviamente si spinge verso la Juve. Allora, contattiamo per acquistare Mauro Icardi, vediamo un po' se gli diamo Higuain, come la mettono questi. Allora, valore attuale 62 milioni. Allora, un attaccante per un attaccante. Visconquinfera il Gonzalo? Cosa? Cosa? Scusatemi, vi offro Higuain e voi mi cercate 73 milioni. Ma non esiste. Al massimo 20, ragazzi. 21 è Higuain. No, 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 ragazzi. No, 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 non c'è sta. Mi sa che, ragazzi, questa tecnica degli scambi non va bene. Non va assolutamente bene. Allora buttiamoci su Momo Salah. Questo sarebbe l'esterno destro da mettere al posto di Quadradino nazionale. Allora, proviamo un attimo a fargli un'offerta tipo 75 milioni, dai, partiamo un pochino così. Quanto? 130! Ragazzi, la vedo dura. Mi sono buttato a capofitto su queste trattative. Vediamo un po' che riesco a fare. 103 milioni e Salah potrebbe essere dei nostri. Deleghiamo e ci vediamo dopo. Ragazzi, Icardi è dei nostri. Piazziamolo subito al posto di Mario Mandzukic. Eccolo qui, Icardi Ronaldo. Dobbiamo provvedere a migliorare la situazione riguardante il CDC e l'esterno destro. E magari anche togliamo Pjanic o Bonucci. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare, eh. Il Barcellona vuole Paolo Dybala, ragazzi. Quanto fino a 100? Aspettate un attimo. Scusatemi, la Juventus non vuole Dybala, ma se ci offrono 180 milioni glielo do. 180. 163 milioni ci prendiamo, cioè ci vendiamo Paolo Dybala. Mamma mia, c'è da fare parecchio, ragazzi. Ho già in mente il sostituto che secondo me può far meglio, può far meglio. Offerta anche per Berna. Eccolo qui, fino a 53 milioni. Noi trattiamo, cerchiamo di fargli spendere il più possibile. 50 milioni, dai. Arsenal, 50 milioni. Forza, forza. Perfetto. Aspettiamo, ragazzi, che se ne vadano, sperando che se ne vadano, e poi ci buttiamo nel mercato. Che dira, ragazzi, che dira. Orsolini può andare anche in prestito. Che dira, 37 milioni, va bene, puoi andare via senza ombra di dubbio, perché sicuramente scenderà durante l'anno, quindi io non li voglio, giocatori vecchi. De Sciglio, 13 milioni, neanche tratto, perché va bene, puoi andare via a Leicester. Ragazzi, ecco il sostituto di Paolo Dybala. Ecco, almeno 160 milioni, ragazzi. Deleghiamo, diamogli quanto vuole. Cosa è successo? Delega, ok. Diamogli quanto vuole, ragazzi, aspettiamo notizie. Intanto cerchiamo di piazzare Matuidi. 35 milioni e Matuidi è dell'Inter. Intanto Salah e De Bruyne hanno accettato. Quindi, ragazzi, sta prendendo forma la nuova Juve con Ronaldo, Icardi, De Bruyne e Salah. Cerchiamo di sostituire Matuidi e eventualmente Bonucci con qualcuno di ancora più forte. Douglas Costa, che sostituti hai? Douglas Costa non ha sostituto, quindi cerco un sostituto di Douglas Costa, magari qualcuno più forte, vediamo un po'. Ragazzi, con una bellissima mossa di mercato ci siamo portati a casa Son, dando 70 milioni più Bonucci al Tottenham, perché cercavano tantissimo. E ci siamo portati a casa Heung-min Son, perché comunque in difesa abbiamo Demiral, c'è Rugani,
Quindi siamo messi bene. Dobbiamo quindi Rugani, Caceres e Demiral abbiamo come sostituti. Quindi ci vorrebbe un sostituto per Rugani per avere ancora più forti. Quindi Douglas Costa diventerà il panchinaro e avremo quindi Ronaldo, Icardi, De Bruyne, Salah e Heung-min Son, Pjanic e Rabiot. Gli unici due tasselli che per me dovrebbero essere cambiati sono Rugani e Rabiot, ragazzi. E con questo io concluderei il mercato. Vediamo se riusciamo a piazzare un difensore centrale, diciamo ottimo, con qualche milioncino. Ragazzi, ho deciso anche di prendere Sule. Abbiamo dato Cancelo, che ovviamente non farà più parte del progetto, 22 anni 84, quindi magari sperando che di qui alla fine riesca a crescere un poco. Quindi la coppia, il trittico difensivo è composto da Sule, Chiellini e De Ligt. L'unico tassello è Rabiot, poi abbiamo Ronaldo, Icardi, De Bruyne, Salah, Pjanic e Son. Ragazzi, per me il mercato può concludersi qua. Lascio qualche qualche spicciolo poi nel caso in cui a gennaio volessimo fare il mercato. Quindi ragazzi, per me è finita così, anche perché non voglio vendere più nessuno, non voglio più acquistare, e quindi questa è la rosa che ho deciso di fare. Quindi abbiamo De Sule, De Ligt, Chiellini, Rugani, Demiral, Caceres, a destra Quadrado l'ho fatto rimanere, poi abbiamo Ramsey, Emrechan, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, De Bruyne, quindi poi sono arrivati poi Son, Salah, è arrivato Icardi, quindi Ronaldo, Mandzukic, abbiamo ancora tanti giocatori per la Juventus. Quindi ragazzi, ci vediamo alla fine della metà stagione, e ricordate di fare i vostri pronostici anche per questa metà di stagione, ragazzi, decidete voi. Ricordatevi che per vincere dovete azzeccare le posizioni finali. Ragazzi, oddio, come mai è andata malissimo questa prima parte? Siamo settimi a 10 punti dal Milan. Ma scusatemi, com'è possibile con una rosa del genere? Ronaldo, Icardi, Ronaldo si è fatto male. Pjanic, Rabiot, Salah, cioè non ci credo, può essere il modulo? Mandzukic si è fatto male, stanno tutti male. Si sono ammazzati tutti, e che cavolo, ragazzi. Niente, pensavo potesse andare un po' meglio. Siamo anche a rischio esonero. Mamma mia, ho fatto cagare da questo punto di vista. Va bene, vediamo in Champions League se siamo ancora in corsa. Allora, no, non siamo neanche in corsa in Champions League. Ma scusate, dove siamo usciti? Ai gironi? Oh, a pari punti col Valencia. Ma dai, ma come si fa? Vediamo un po' in Coppa Italia. Almeno in Coppa Italia ci siamo, vi prego. Almeno in Coppa Italia sì. Siamo agli ottavi. Quindi ragazzi, il triplete già è fallito. Possiamo ancora fare il doublete. Però ragazzi, dovete aiutarmi. La rosa, la sapete, l'avete vista. Quanti soldi abbiamo? 18 milioni, quindi ancora vendendo qualcuno si può fare qualcosa. Mi raccomando ragazzi, scrivetemi nei commenti chi acquistare, sarete voi i protagonisti. Quindi, dato questo settimo posto, vi faccio scorrere così velocemente un po' la formazione. Quindi ragazzi, pronosticate adesso dove saremo in finale, cioè la classifica finale di questa Juventus. Io credo che comunque un terzo posto lo possa raggiungere. Se ci mettiamo d'impegno col mercato, magari anche cambiando il modulo, possiamo raggiungere il terzo posto. Fate i vostri pronostici, chi vincerà verrà nominato negli altri video, quindi come vincitore. Ragazzi, adesso è veramente tutto, una barca di mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale che è molto molto importante, arriviamo ai 5.000 iscritti nel minor tempo possibile. Adesso è veramente tutto, ricordatevi anche di seguirmi sui social, Instagram e Facebook. Adesso è veramente tutto di nuovo, ciao, da Teta Claude.